buon compleanno Maria! Sono sicuri che questa torta è deliziosa! Cosa c'è con la luce? Che è successo ragazzi? Perché si sono spente le luci? Amico, dobbiamo controllare i fili, mi dà così fastidio. Penso che dovremmo dividerci e vedere qual è il problema. Credo di sentire qualcosa di strano sopra, andiamo a dare un'occhiata. Diamo un'occhiata. Amici, dove è avvenuto il cortocircuito? Per chi lo sa, sono al camerino e per quanto ne so è lì che passano tutti i fili. Questo significa che dobbiamo guardare proprio lì. Ma dove sono tutti i fili? Sono qui da qualche parte. Ragazzi, quello che sta succedendo è davvero strano. Non riesco ancora a capire perché si sia spenta la luce, amici. Si fa davvero paura, qui fa davvero paura. Ma perché si sentono dei rumori strani? La cosa che mi spaventa sono i rumori che si sentono. È come se ci fosse qualcuno qui dentro. Ora provo a accendere l'interruttore, forse lì è il problema. Forse c'è un fusibile bruciato? Lo controllerò. Oppa! Ehi, ma perché qui dentro non c'è la luce? Oh, l'ho appena detto si è acceso. Bene, adesso andiamo di sotto. E la torcia non ci serve. Scheletro, è così noioso senza luce. Oh! C'è la luce finalmente! Va bene amico, ho mal di pancia, devo andare in bagno adesso. Dove sono le prese? Probabilmente dietro il divano. Oh, le luci sono accese, fantastico! Ah, il bagno! Oh, cosa ci fa Maria qui? Oh no no no, è morta! Ragazzi, ragazzi, venite qui, qualcuno ha ucciso Maria! Cosa stai dicendo, Odisseo? Oh, qualcuno ha ucciso mia moglie, no! Qualcuno l'ha coltellata, com'è possibile? Tranquillo, Stas, troverai un'altra moglie. Smettila con la cavolata da fare, non è divertente! Ragazzi, dobbiamo indagare e scoprire chi è l'assassino! E sicuramente è uno di noi! Chiunque abbia fatto tutto questo se ne pentirà! Li odio tutti! Te ne pentirai! Sì, te ne pentirai! Odisseo l'ha ucciso, è un sospettato, è un sospettato! Ragazzi, fermatevi! Non potevo ucciderla perché è mia moglie! Il che significa che è stata uno di voi! Ehi, potresti essere stato tu! Come facciamo a saperlo? Forse avete litigato! Chi lo sa? No, non è vero! Forse è stato Odisseo! Guardate Odisseo, è lui che è sospettato, ne sono sicuro! Perché sono io il sospettato? Sei tu il sospettato perché insisti che sono stato io, quindi sei stato tu! Ok, Stas, non importa! Troverai un'altra moglie, la vita va avanti! Sei normale, Raffario? Voglio mia moglie! Ragazzi, ho un'idea! Cerchiamo degli indizi, così sapremo chi l'ha uccisa! Sappiamo tutti con certezza che l'assassino è tra noi! Sì, lo sapete tutti! Sì. Dividiamoci e cerchiamo indizi! Probabilmente sei tu! Sei tu il Raffario? Sei tu! Sono nella sala giochi per trovare indizi e scoprire chi è l'assassino di Maria! Devo stare molto attento, non devo toccare oggetti che non possono essere toccati. In questo momento devo concentrarmi a trovare indizi. Bene, adesso guardiamo. Non c'è qui, non c'è niente. Dove sta il computer? Allora, questi sono degli orsi, ok. Ci sono degli orsi sulla G-classe, in un'auto. Niente di sospetto e non c'è niente neanche qui. Oh! Ragazzi, guardate cosa ho trovato! Ecco un coltello, è coperto di sangue. Questa è una prova. Sei stato tu a fare questo? Eh? È uno scherzo se sono uno scheletro, però tu hai visto chi è l'assassino. Quindi, signor scheletro, dimmi un po' chi è l'assassino. Allora, scheletro, dimmi come ti chiami. Giovanni, Salvatore, Andrea, Alessandro, Laura, dimmi, rispondi. Cosa sto facendo? Sto parlando con uno scheletro. Allora, dobbiamo trovare altre prove. Non c'è niente qui? Beh, vediamo, c'è qualcosa qui? Niente, a quanto vedo. Che bella bottiglia! Gelarmi pure! Soprattutto ora in estate, quando si può bere acqua fresca con questo caldo! Ok ragazzi, non devo perdere tempo, devo assicurarmi di trovare le prove! Vediamo se ci sono indizi qui, Ragazzi, c'è un capello qui! Potrebbe essere un indizio dell'assassino, ma sicuramente non è il capello di Dimon, perché Dimon ha i capelli rossi. E sicuramente non sono i capelli di Raffario, perché è calvo! Inoltre non sono sicuramente i miei capelli, perché non ho ucciso io Maria, il che significa che Stas potrebbe averla uccisa. Non posso crederci! Qualcuno ha ucciso la mia Maria! Qualcuno della mia famiglia è un assassino! E ora devo trovare le prove! Stas, aspetta! Chi è l'assassino? Chi può essere l'assassino? Chiunque sia stato, sono sicuro che è un professionista. Ha organizzato tutto di proposito, ma non mi sfuggirà. Non mi sfuggirai, assassino. Scendo a cercarlo adesso. Molto strano. Scendo a cercarlo. Non ho trovato assolutamente nulla all'ultimo piano. Nessuna prova di alcun tipo.
Wow! Cos'è quello? È un panno giallo. Proviene dalla maglietta di qualcuno. O forse non è così. Non possiamo saperlo. Chi è stato ad ucciderla? Chi ha ucciso mia moglie? Mia moglie che l'ha uccisa? Troverò quel bastardo! Lo troverò! Maledetto! Vediamo se c'è del crimine qui. Devo trovare qualcosa. Devo trovare qualcosa. C'è... è lì! Cosa c'è lì dentro? Cosa c'è? Che cos'è? Qui ci sono delle impronte, guardate! Eccole! Questo significa che qualcuno è venuto qui ed è lui che ha ucciso Maria. Vado subito a dirlo ai ragazzi! Sì! Ragazzi, guardate che prova ho trovato! C'è del sangue sul coltello! Uno di voi l'ha usato! È senz'altro il coltello usato dall'assassino, è quello! Potevi essere tu! No, non io! O tu? No! Ho trovato un indizio, ragazzi! Ho trovato questo pezzo di stoffa proprio qua! Ed è di qualcuno! Odisseo si veste di giallo! Tu sei vestito di giallo! A dire il vero sembra che sia più il tuo! Aspettate, ragazzi, anch'io ho un indizio! Che tipo di indizio? Proprio qui ho dei capelli e sembro quelli di Stas! Sì! Ehi, Odisseo! I capelli che hai trovato assomigliano ai miei, ma assomigliano anche ai tuoi! Odisseo ha ragione, avete gli stessi capelli! È vero, non sono i miei, perché io non ho capelli, vedete? Sì, questi non sono miei, decisamente non sono miei! Ma è un coltello! Oh! E guardate le scarpe! Ho visto le impronte di sopra, sono esattamente così! Ehi, di cosa state parlando? Siete normali? Come fai a essere sicuro che siano miei? Ma chi altro? Siamo solo in quattro, ragazzi! Non c'è nessun altro qui, siamo solo noi! Ragazzi, come potete vedere, il mistero è ancora risolto! Ragazzi, perché succede proprio il giorno del compleanno di Maria? Il giorno del suo compleanno? Dobbiamo continuare a cercare e trovare l'assassino! Compleanno? Ci sarà la torta? Mangiamo! C'è la torta prima, ma sei normale! È nel cestino adesso! C'è la torta prima che Maria fosse uccisa! Sì, andiamo! Ad ogni modo, andiamo! Sì, andiamo! Personalmente, io non mi fido di nessuno! Tutti mi sembrano sospetti! Chi pensate che sia l'assassino? Scrivetelo nei commenti, va bene? Allora, ho un'intuizione. Sembra strano, ma credo che sia giusta. Ci sono prove contro Stas e Odisseo, ma anche contro di me, un'impronta di scarpa. Per questo ho pensato che non ci fossero prove contro Raffario. Forse Raffario organizza tutto questo ed è lui l'assassino? Non lo so. Forse sono paranoico, ragazzi, io questo non lo so. Vado sul balcone a prendere un po' d'aria fresca e così penserò meglio. Andiamo. Respira, Dimon, respira, va tutto bene. Sono sicuro che troverò l'assassino. Questo è il coltello trovato a casa di Maria. Non posso crederci. Ragazzi, c'è scritto Maria. Quindi questo è il coltello trovato a casa di Maria. È il suo coltello personale. Quindi chi aveva accesso ai suoi effetti personali oltre a lei, naturalmente? Stas! Allora non è Raffario. Tutto quello che ho detto prima è perché sono paranoico. Ho capito. Bene, bene. Sto pensando che se prima ho trovato delle prove qui sulle scale, vuol dire che qualcuno è salito in una camera da letto, una delle camere da letto, e ho la sensazione che sia stato Odisseo. Mio fratello ha ucciso mia moglie, dannato! Odisseo, vengo a prenderti! C'è qualcosa qui dentro? Nel secondo bagno, quindi... Oppa! Ho trovato un bottone, ragazzi! Quello della mia camicia! No, non sono stato io, non l'ho fatto. Deve essere successo mentre correvo qui intorno in preda al panico, cercando dove e come accendere le luci. Non ci ho fatto caso e non mi sono nemmeno accorto che era appena caduto. Non è mio, non lo so, è sicuramente mio, ma non ho fatto nulla. Penso che tu abbia capito, giusto? Credetemi, non sono stato io. Ragazzi, sono venuto qui perché è qui che è stata uccisa Maria. Sapete cosa significa? Significa che qui potrebbero esserci altre prove. Quindi ora vado a cercare e spero di trovare quelle prove. Scopriremo chi è l'assassino. Qui non c'è niente. Neanche qui c'è niente. Neanche qui. Ecco il primo indizio! L'Apple Watch! Ed è una prova solida! Chi di noi indossa un Apple Watch? E non sono io, Stas ne indossa uno! Sì, ragazzi, chi di voi guarda i nostri video sa che Stas indossa uno di questi Apple Watch! Il che significa che è una prova contro Stas! E ora si scopre che è un assassino! Questo è certo, perché questa è la prova contro di lui ed è lui che ha ucciso Maria! Allora, chi ha ucciso Maria? Dimon? No, non credo, e poi i capelli rossi! Odisseo, ma è solo un bambino, non è abbastanza intelligente per farlo. Stas? Oh, probabilmente Stas, perché hanno litigato e hanno deciso di porre fine a questo problema. No, non credo. Io
Io? No, 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 non sono io, non potrei farlo. Sono una persona molto buona. Che cos'è? Una chiave? La chiave della macchina? Della macchina di Maria? O di quella di Stas? È la chiave di Stas! Ma perché è qui? Dimon! Odisseo! Tutti in casa, venite qui! Ho trovato la chiave di Stas! Ragazzi, ragazzi, guardate! Ho trovato le chiavi di Stas! Ho trovato le tue chiavi! Qual è il problema? Sono solo chiavi! Tutti abbiamo delle chiavi! Comunque, ragazzi, io non ho trovato 9 prove, ma ho scoperto che su questo coltello c'è scritto Maria. Questo significa che l'assassino di Maria aveva accesso alla sua cucina, Stas. Aspetta. Sì. Forse chi ha ucciso Maria voleva uccidere Maria così tanto che ha scritto il suo nome sul coltello. Il suo nome. Quindi potrebbe essere stato chiunque di voi. No, Stas, aspetta. Ho trovato il tuo Apple Watch che indossi sempre. Sì, è tuo, Stas. Come l'hai trovato? E dove? Spiegaci! Non l'ho trovato dove è stata uccisa Maria! Oh, calmatevi ragazzi, anch'io ho trovato un indizio! Un bottone! All'inizio pensavo fosse mio, invece no, è di Raffario! Anche lui mette le camicie! È sospettato! Diamo un'occhiata! Oh! Raffario ha i bottoni bianchi, ragazzi! Sì, ragazzi! Ho i bottoni bianchi e questo è nero! Chi ha la camicia con quelli neri? Sì, va bene, tu, allora no? Questo bottone potrebbe aspetta, essere mio, ma... Oh, dove sono i bottoni? Ce ne sono qui! È successo? Ma ecco! E non è panico, non mi sono reso proprio lì, non c'è nessun bottone, guardate! Stas, di la verità, hai ucciso tu Maria! Dillo subito! Va bene ragazzi, sì, l'ho fatto, lo ammetto, ma non volevo! Guardate com'è successo tutto! Era il suo compleanno. Ero molto arrabbiato perché spendeva costantemente un sacco di soldi. A casa abbiamo litigato di nuovo. Quando le luci poi si sono spente, ho deciso di chiederle scusa. Era in bagno. Sono andato da lei, volevo parlarle, volevo dirle mi dispiace Maria per tutto, ma è successo qualcosa che non mi aspettavo. Lì in bagno ho visto un coltello e ho pensato: come ha fatto il coltello a finire qui? Lo prendo e mi giro verso Maria per chiederle perché è qui. E in quel momento lei si gira, abbraccia me, il coltello e cade a terra. Prego, ragazzi. Maria, mi dispiace. Oh, che è stato? Oh, Maria, sei ancora viva. Stai bene, perché non dovrai essere viva? Torna a dormire. Hai un incubo? Sì, Maria, ho avuto un incubo.